Ben ritrovati, continuiamo con Lovecraft e come dissi nel precedente video in cui che avevo utilizzato un po' per introdurre a questo nuovo scrittore e in particolare a questa raccolta di racconti edita da Mondadori con il nome Il Necronomicon. Il mio proponimento è quello di proporre alcuni racconti che mi sono piaciuti più di altri e che in qualche modo reputo esemplificativi dello stile di Lovecraft e anche dei suoi diversi generi. Sì, perché come detto, spesso i racconti di Lovecraft sono una commistione di generi diversi, horror, fantasy e fantascienza, che si uniscono tra di loro. Il racconto di cui parlerò stasera è un racconto del 1926 e quindi un anno abbastanza importante per la letteratura di Lovecraft, in quanto è un anno che in qualche modo rappresenta un punto di svolta nella sua produzione letteraria, di cui a breve scriverà il richiamo di Cthulhu e poi tutti quei racconti legati al ciclo di Cthulhu, quindi un cambiamento proprio della sua produzione letteraria. Il racconto in questione si intitola Aria Fredda, titolo originale Cool Air, ed è il racconto di questo scrittore, articolista, giornalista, non si capisce bene, che è anche il narratore del racconto, e che si trasferisce a New York per questioni di lavoro e soggiorna in una pensione dove vive questo dottor Munoz, un dottor anziano e in pensione, che però nasconde un inquietante segreto. Allora, nella primavera del 1923 avevo trovato un lavoro noioso e certo poco redditizio per alcune riviste che si pubblicavano a New York. E poiché non potevo pagare un affitto proporzionato, cominciai ad andare alla deriva da una pensione a buon mercato all'altra. Cercavo una stanza che offrisse tutti insieme virtù di pulizia, mobilia integra e un prezzo ragionevole. Ben presto fu chiaro che dovevo scegliere il minore fra una serie di mali, ma dopo qualche tempo trovai una casa nella 14ª strada ovest che mi dispiaceva meno di altre. Trovo questa pensione diretta da una signora spagnola, la signora Herrero, una pensione piuttosto economica ma pulita, discreta. Anche gli altri ospiti sono quasi tutti di origine spagnola, gente che si fa gli affari propri, e una sistemazione anche silenziosa e per nulla malvagia. Ero arrivato da circa 3 settimane quando si verificò il primo fatto strano. Una sera, verso le 8, sentii un rumore ovattato dall'alto e mi resi conto che da qualche tempo si respirava un curioso odore di ammoniaca. Mi guardai intorno e vidi che il soffitto era umido e gocciolante e che l'infiltrazione proveniva da un angolo sul lato che guardava la strada. Volendo arginare la scossa sul nascere, mi affrettai dalla padrona che mi garantì di provvedere subito. Mentre saliva le scale, precedendomi di corsa, disse: «Dottor Munoz rovescia prodotti chimici sul pavimento, lui è troppo malato per curarsi da solo, ma non vuole altri medici e sta peggio, sempre peggio. Molto strana malattia, fa bagni tutto il giorno con uno strano odore, ma non migliora. Rifà sue stanze da solo, ma quella piccolina è piena di bottiglie e macchinari. Non è più un dottore praticante, però in suo tempo è stato grande». Insomma, c'è questa macchia questa infiltrazione di umidità e chiama la padrona di casa, sì, che va insomma va dal dottor Munoz a spiegare il problema che si risolve. Questo dottor Munoz è una persona estremamente appartata,
isolata, cioè, che non esce mai dalla propria stanza, molto silenziosa e discreta. La sua presenza non sarebbe nemmeno rilevata se non ci fosse comunque in sottofondo un rumore di un motore a diesel che ogni tanto si sente. E il nostro stesso autore, narratore, non l'avrebbe mai incontrato se un giorno non fosse stato vittima di un attacco di angina pectoris. Angina è una patologia nella quale arriva poco sangue e quindi poco ossigeno ai tessuti cardiaci e che prova un intenso dolore al petto. Non l'avrei mai conosciuto di persona se non fosse stato per l'attacco di angina che mi colpì un pomeriggio mentre scrivevo. Il nostro protagonista quindi si dirige dal dottore più vicino, che era appunto questo dottor Munoz, bussa alla porta e il dottor Munoz gli apre, una persona anziana, molto anziana, ma estremamente distinta e disponibile. E la prima cosa che il nostro protagonista nota è che dalla sua stanza proviene un'aria gelida. Non di meno, alla vista del dottor Munoz, in quella folata d'aria fredda, provai una ripugnanza che nulla nel suo aspetto poteva giustificare. Il colore livido della carnagione e la freddezza del tocco avrebbero potuto costituire la base fisica di questa sensazione, ma erano comprensibili in un invalido come lui. Forse fu il freddo a respingermi, perché in una giornata così torrida era anormale sentirsi rabbrividire e le anomalie suscitano sempre avversione, sfiducia e paura. Qui ci sono due cose, secondo me, da sottolineare. Allora, il primo è il fatto che l'anzianità del dottor Munoz. Spesso nei racconti di Lovecraft ci sono personaggi anziani. E spesso questi personaggi anziani non sono esattamente dei personaggi positivi. Ad esempio c'è un racconto che si intitola proprio L'orribile vecchio. Non so ben spiegare questa cosa qui, forse probabilmente è legato al fatto che l'anziano si ritiene conoscitore o depositario di una conoscenza antica, e spesso le cose antiche sono, secondo la nostra moralità, anche malvagie. Ma spesso in Lovecraft l'antichità, l'antico, deve essere non considerato malvagio nel senso morale, ma semplicemente inumano, perché sono cose che in qualche modo precedevano la comparsa dell'uomo e quindi estranee alla sua natura e di conseguenza anche alla sua moralità. La seconda cosa è che è l'aria fredda. L'aria fredda tenuta artificialmente da questa pompa a diesel a base di ammoniaca, che insomma viene una reazione chimica a base di ammoniaca. Anche qui c'è il freddo è spesso associato alla paura. I racconti horror sono spesso ambientati in luoghi freddi più che caldi. Anche qui non so esattamente il motivo, mi viene da pensare che banalmente la morte è associata al freddo. I corpi morti sono freddi e comunque in generale la vita produce calore. Ciò che non produce calore è morto. E quindi. Però il dottor Munoz è una persona molto gentile e soprattutto capace nel proprio mestiere ed arte, e dà assistenza al nostro scrittore. Cercò di distrarmi dal pensiero dell'attacco parlando delle sue teorie ed esperimenti. Ricordo che mi consolò con un certo tatto della mia debolezza di cuore, insistendo che la volontà e la coscienza sono più forti della vita organica e che se un corpo in buone condizioni viene preservato accuratamente grazie al potenziamento scientifico,
di quelle qualità può conservare una sorta di animazione nervosa nonostante i più gravi difetti agli organi specifici. In tono scherzoso aggiunse che un giorno o l'altro mi avrebbe insegnato a vivere o almeno a conservare una sorta di coscienza facendo a meno del cuore. Ecco che qua palesa per la prima volta la sua teoria secondo la quale è possibile che il corpo rimanga in vita anche quando i suoi organi abbiano smesso di funzionare correttamente. Rimanga in vita grazie a una sorta di forza di volontà, è come se il sistema nervoso fortemente sollecitato imponesse la propria volontà a tutto il resto del corpo, a tutti gli altri organi che hanno smesso di funzionare correttamente. A quanto pare Munoz non rideva dei rimedi magici medievali, ma credeva che le formule mistiche contenessero rari segreti di stimolazione psicologica che, come tali, agivano sul sistema nervoso anche dopo la cessazione delle funzioni vitali. Qui voglio sottolineare due cose. Allora, mi viene in mente, leggendo questa cosa qua, ciò che dissi in occasione di Frankenstein di Mary Shelley. Dunque, Frankenstein, come questo dottor Munoz, era un uomo di scienza. Aveva studiato scienze naturali, uno studioso di scienze naturali, però, fin dal principio, fu fortemente, la sua creatività, il suo pensiero fu fortemente stimolato dalle letture degli alchimisti medievali e rinascimentali. E perché? Perché comunque li riteneva, li ammirava per certi aspetti, perché seppur considerasse migliore sicuramente da seguire il metodo scientifico, vedeva che però gli uomini di scienza del tempo non avevano grandi ideali, cioè non avevano obiettivi molto alti o ambiziosi, no? Cioè si festeggiava per la scoperta della cura di una specifica malattia, di un singolo morbo, di la scoperta di un determinato vaccino. Invece gli alchimisti, i maghi rinascimentali avevano obiettivi, sogni grandissimi, ad esempio sconfiggere una volta per tutte la morte, no? E lui ammirava questo slancio, no? Tra l'altro, dunque, alla fine di questa edizione, nell'appendice, c'è un appendice in cui si parla delle traduzioni possibili, forse, che sono esistite del Necronomicon. Si parla di una traduzione perduta in lingua volgare ad opera di un tale Dominio, non so come si possa definirlo, un alchimista, un guaritore, un mago, un ciarlatano, un impostore, un uomo di scienza, non si sa bene, rinascimentale, che avrebbe tradotto dal greco il Necronomicon, fantomatico Necronomicon. A questo del Minio era anche attribuita la creazione dell'Homunculus. Cos'era l'Homunculus? Era letteralmente omuncolo, perché si favoleggiava che nel Rinascimento alcuni alchimisti fossero dediti alla creazione di questa forma di vita artificiale che aveva le sembianze di un uomo in miniatura, era sostanzialmente un uomo in scala, ecco, e è una cosa anche alla quale anche la stessa Mary Shelley si ispirò.
Ritornando al racconto, però passano i giorni, il nostro narratore si affeziona a questo dottor Munoz e lo assiste, no, nelle sue cure, però il dottor Munoz, nonostante tutti i suoi rimedi, peggiora visibilmente finché poi verso la metà di ottobre l'orrore supremo giunse con straordinaria rapidità. Una sera verso le 11 la pompa della macchina refrigerante si ruppe, sicché nel giro di 3 ore il raffreddamento artificiale dell'ammoniaca divenne impossibile. Il dottor Munoz mi chiamò battendo sul pavimento, io mi diedi da fare disperatamente per aggiustare il difetto. Però purtroppo il difetto è causato dalla rottura di un pezzo meccanico di un pistone, ormai è sera e il pezzo non è recuperabile. Il dottor Munoz sta sempre peggio. La mattina successiva il nostro protagonista si getta alla disperata ricerca di questo pistone, assolve un ragazzo in strada per portare al dottor Munoz tutto il ghiaccio che riuscisse a trovare, di modo che il dottore potesse immergersi in una vasca piena di ghiaccio e sentirsi e trovare sollievo alle sue pene. Finalmente il nostro narratore trova il pistone e torna tutto trafelato alla pensione, ma sembra che sia successo qualcosa di irreparabile. Tutti gli altri ospiti della pensione sono radunati nella stanza del dottor Munoz e bussano alla porta del bagno, infatti si è chiuso in bagno. Ma non risponde. La porta viene aperta e una traccia umida. La porta viene aperta e il dottor Munoz non è più nella vasca né nella stanza. Ma una traccia umida, simile a fango, conduceva dalla porta aperta del bagno a quella che dava in corridoio e di qui alla scrivania. Un'orribile pozza si era formata ai piedi del tavolo, sul quale vedemmo un biglietto scritto a matita da una mano cieca. La carta era orrendamente macchiata dagli stessi moncherini che avevano composto le ultime parole. Poi la traccia puntava al divano e finiva in una chiazza che non so descrivere. Praticamente c'è una striscia di una certa sostanza simile al fango che segue gli ultimi passi del dottor Munoz, che a quanto capiamo si è in certo qual modo liquefatto. Viene presa il foglio in cui ha vergato le sue ultime parole e vi è scritto: la fine, diceva l'orrendo messaggio, è ormai arrivata. Niente più ghiaccio. L'uomo guardato ed è fuggito. Ogni minuto fa più caldo. I tessuti non possono reggere. Lei ha capito, immagino. Ciò che ho detto a proposito della volontà dei nervi, del corpo ben conservato anche dopo che gli organi hanno smesso di funzionare. L'idea è buona, ma non può durare in eterno. C'è un deterioramento graduale che non ho saputo prevedere. Il dottor Torres aveva capito e lo shock l'ha ucciso. Non poteva sopportare ciò che stava per farmi, e cioè lasciarmi nel buio e nell'ignoto da cui potevo essere riportato indietro solo artificialmente. Perché gli organi non avrebbero funzionato più. Bisognava fare a modo mio, conservarmi grazie al freddo. Perché vede, 18 anni fa io sono morto. Zan zan! Il colpo di scena, però onestamente chi ha letto, leggendo il racconto, già insomma a metà insomma si capiva più o meno dove si voleva andare a parare, cioè praticamente questo dottor Munoz che si è decomposto, no? Nonostante tutti i suoi rimedi sono stati solo in grado di rallentare questa decomposizione ma non di fermarla. Dottor Munoz era morto ed era rimasto in vita, ritornato in vita grazie a una sorta di forte impulso nervoso che aveva bloccato che aveva bloccato temporaneamente almeno la morte. L'ho trovato un racconto veramente piacevole e da leggere, qualche comunque brivido lo mette addosso,
Per stasera mi fermo qui e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie per l'ascolto, alla prossima!